Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti e in maniera particolare ringrazio e saluto il dirigente in questo momento di assenza della dottoressa De Simone, Massimo Rocchi, e la dottoressa Paola Palinelli che si occupa appunto dell'istruzione e tutte le colleghe del settore che comunque è grazie sicuramente ad un grande lavoro di squadra che oggi è possibile presentare questi progetti, diciamo, della didattica innovativa. Allora, ci tenevamo particolarmente oggi perché proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando sulla didattica innovativa, un bando con il quale la Regione Marche ha deciso di investire 8 milioni e 400 mila euro di risorse della programmazione comunitaria. Questo l'abbiamo fatto perché la didattica innovativa oggi rappresenta un po', se vogliamo, il futuro per quello che riguarda le modalità di insegnamento nei confronti dei nostri ragazzi. E è sicuramente un modo per migliorare l'apprendimento e quindi si passa con la didattica innovativa da quella che è un po', diciamo, quello che era un po' il vecchio metodologia, diciamo, di insegnamento, quindi la classica lezione frontale, ad un approccio sicuramente più anche dinamico, un approccio che coinvolge gli stessi ragazzi e che li fa essere, se vogliamo, proprio parte attiva del processo di insegnamento. E quindi è un modo anche per far emergere i loro talenti, per far emergere le loro attitudini. E quindi credo che sia anche un modo per andare incontro a quelle che sono le loro esigenze. Quindi un po' è un'attenzione particolare che abbiamo voluto dedicare appunto al mondo scolastico della nostra regione. Innanzitutto a chi si rivolge questo bando? Ecco, partiamo in maniera particolare proprio dell'ultimo anno dei ragazzi della scuola primaria. E poi ovviamente tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ma questo è un bando che non riguarda semplicemente gli studenti, ma riguarda sicuramente i loro docenti, perché anch'essi dovranno essere, come dire, pronti a mettere in atto questo nuovo cambiamento, questo processo che è già in atto per quello che riguarda appunto la didattica e comunque anche le famiglie, in modo tale che anche le famiglie possano accompagnare i loro ragazzi in questa nuova, se vogliamo, sfida. Sono due le linee di intervento. La prima linea prevede appunto dei progetti di didattica, di innovazione didattica o didattica innovativa. Quest'anno ne finanzieremo 14 nel 2024, ma in totale saranno 38 nell'arco dei 3 anni. Sono progetti che possono essere finanziati fino a un massimo di 200.000 euro. La linea di intervento numero 2, invece, è una linea di intervento, diciamo un po' una sfida che abbiamo voluto quest'anno cogliere e raccogliere, perché si parla molto di intelligenza artificiale. E tra l'altro anche altri progetti ci sono stati restituiti da bandi che abbiamo fatto proprio anche recentemente sui dottorati innovativi, dove abbiamo visto comunque che l'intelligenza artificiale è sempre più presente e quindi qui abbiamo voluto proprio dedicare una linea specifica investendo 1 milione di euro solo per l'anno 2024, quindi una sorta anche per noi di sperimentazione proprio con questo progetto, un progetto pilota che dovrà avere ovviamente una valenza a livello regionale, quindi dovrà coinvolgere comunque tutte e cinque le province della nostra regione. Come dicevo, la prima linea, soprattutto diciamo nel 2024, la scadenza sarà il 30 settembre, quindi il bando si è aperto nei giorni scorsi e ci sarà tempo fino al 30 settembre per appunto inserire nella piattaforma le varie progettualità. Quest'anno abbiamo inoltre voluto introdurre una novità importante e significativa, che se possiamo andare avanti con le slide, perché ecco questo qua. Dunque, in realtà, diciamo che chi può presentare, l'istanza? Innanzitutto, ovviamente, le istituzioni scolastiche pubbliche, per carità, statali e paritarie, che potranno essere sia partner oppure capofila.
che dovranno essere ovviamente accreditate nella nostra regione, nel settore formazione superiore, e anche le strutture formative, anche in questo caso con un ruolo di partner o capofila, cioè abbiamo dato praticamente la possibilità di far sì che ci possa essere un perfetto, diciamo, scambio, perché molto spesso abbiamo capito che le esigenze delle scuole sono tante e che quindi essere, diciamo, aiutati e supportati da delle strutture formative che possano essere non solo partner ma soprattutto capofila del progetto possa essere un modo per andare incontro al grande lavoro che già le scuole sono tenute a fare, perché magari hanno anche altri bandi, progetti da portare avanti. Quindi questa è un po' una novità che personalmente ho fortemente voluto e sostenuto e che spero, e ne sono sicura, comunque sarà diciamo una scelta vincente. Quindi ecco, noi ci tenevamo particolarmente oggi a presentare questo bando, e faremo comunque degli incontri anche nei territori, perché veramente le risorse che abbiamo messo a disposizione sono parecchie. È un progetto, se vogliamo, comunque triennale, quindi andremo ovviamente avanti poi nelle programmazioni anche negli anni successivi a venire, però è veramente una sfida un po' sia per noi, ma sicuramente anche per i territori. Quindi io non ho altro da aggiungere, lascio la parola al dirigente Rocchi. Sì, grazie Assessore. Qualche ulteriore spunto su questa iniziativa. Allora, innanzitutto le risorse che andiamo ad utilizzare sono le risorse del Fondo Sociale Europeo, e in particolare andiamo ad attingere nell'asse istruzione e formazione. E quindi mi ricollego a quello che poco fa ha detto l'assessore. In questo intervento cerchiamo di mettere insieme il mondo dell'istruzione, ma anche le competenze che vengono dalla formazione, e quindi anche gli enti di formazione accreditati sono coinvolti in questa operazione, proprio perché crediamo che l'avvicinare anche i due mondi, le competenze del mondo dell'istruzione e quelle della formazione possa dare anche qualificare l'iniziativa che abbiamo programmato e che andiamo a finanziare, che abbiamo programmato. Allora, così come stiamo facendo con altri bandi, stiamo facendo delle programmazioni pluriennali, questo per consentire sia a chi partecipa ai nostri avvisi, ma anche chi saranno poi destinatari dei vari interventi, di poter programmare l'attività che andrà messa in campo e quindi capire bene come poi organizzare i lavori. In questo avviso daremo risalto in fase di valutazione dei progetti che ci verranno presentati ad alcuni indicatori, ma ne sottolineo uno che ha particolare importanza, perché andremo a cogliere all'interno delle progettualità quelle che sono le misure che vanno incontro all'inclusione e che favoriscono la partecipazione e danno risposte concrete alla povertà educativa. Quindi se ci sono realtà scolastiche dove la povertà educativa prevale, vorremmo fare questa azione in queste realtà in modo tale da poter avere anche maggior successo sulle operazioni messe in campo. Il bando prevede un'equipe di coordinamento, quindi è bene che all'interno delle scuole, degli enti di formazione si formano soggetti qualificati, docenti e professionisti, una linea di indirizzo e una governance della progettualità da realizzare. Ritengo, Assessore, che questa sia un'iniziativa molto, molto importante e valida. Nasce anche da una sperimentazione che abbiamo fatto nella precedente annualità, che ha dato degli ottimi risultati. Da questo partiamo anche per migliorare le azioni che abbiamo fatto e andremo ad incidere su tutto il territorio nazionale. Poi, come è stato detto, c'è anche un progetto nuovo sull'intelligenza artificiale. L'idea e la volontà di un bando di questa portata è quello poi di avvicinare famiglie, docenti e studenti a quello che è il nuovo mercato del lavoro, alle nuove professioni che le imprese e il mercato del lavoro richiedono, e quindi fare in modo che dai percorsi di istruzione possano uscire persone qualificate con competenze nuove aggiornate richieste dal mercato del lavoro. Grazie.
Adesso lascio la parola a Paola Palinelli, che diciamo è stata un po' l'anima, se vogliamo, di tutta questa programmazione. Grazie Paola. Laddove ci sono situazioni più difficili, ecco lì crediamo che la didattica innovativa possa agire da stimolo per rimuovere ostacoli, per un concetto di pari opportunità, per avvicinare anche le ragazze alle discipline scientifiche, alle STEM e d'altro canto anche per valorizzare i talenti di ognuno e di ciascuno. Quindi questo è un po' l'obiettivo anche strategico che l'assessorato sta portando avanti con anche l'altro avviso che abbiamo in piedi. Quindi, come dire, l'idea è quella di ricomporre tutto in una strategia che lasci il segno, lo speriamo, nelle scuole, nelle famiglie e insomma, questo è quello che noi crediamo e ci impegniamo a fare. Solo una cosa voglio dire, la scadenza prossima è il 30 settembre, le altre scadenze sono nel 2025 il 30 aprile, nel 2026 ugualmente il 30 aprile. Quindi ci aspettiamo la partecipazione di parecchie progettualità. Siamo qui per eventuali informazioni da oggi in poi fino al 30 settembre, per informazioni più specifiche per chi voglia cimentarsi nella progettazione. Grazie Paola, non so se diciamo c'è qualcuno che vuole intervenire, se ci sono delle domande, insomma noi siamo anche a disposizione e se così non fosse, diciamo ecco vi chiediamo di aiutarci nella diffusione di questo bando, di questa iniziativa, perché sicuramente insomma è un'iniziativa importante che riguarda i nostri giovani e quindi riguardando i nostri giovani per me è molto importante perché i nostri ragazzi rappresentano il futuro e dobbiamo investire il più possibile per la loro formazione, come ricordava appunto anche il dirigente, cercando anche di dare loro delle prospettive future, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto dell'orientamento. Quindi cercare anche di orientarli, abbiamo anche proprio recentemente concluso un bando anche sull'orientamento, quindi veramente cerchiamo di dare una risposta abbastanza completa a tutto quello che è un po' il mondo dell'istruzione, quindi in questo caso l'abbiamo fatto con la didattica innovativa, precedentemente l'abbiamo fatto con l'orientamento, insomma. Perché ripeto, sicuramente dobbiamo cercare di attenzionare le esigenze dei nostri ragazzi per far sì che poi possano essere degli uomini e delle donne nel futuro preparati e pronti ad affrontare le sfide. Grazie a tutti e a presto.